come andare nudi contro un tiro in corsa. Con questa metafora, D'Alcanto aveva presentato il difficile derby contro un Pisa rinforzato dal mercato e un Arezzo con diverse assenze in mezzo al campo, costretto al cambio di modulo e ad impiegare dall'inizio Burzigotti e Salifu a lungo assenti. I ragazzi Amaranto, seppur nudi, non solo hanno evitato il tir nerazzurro, ma lo hanno fatto anche sbandare grazie al primo calcio di rigore a favore stagionale nella ripresa per un fallo di mano di Benedetti, trasformato implacabilmente da Cutolo. Anche nel primo tempo, malgrado la pressione pisana, le occasioni migliori erano capitate al capitano Amaranto e da Brunori, con tre grandi interventi del portiere Gori. Sull'1-0 Moscardelli, grande ex, non riesce a dribblare Pelagotti e Pesenti si vede deviare il tiro sulla traversa. Finisce anche con l'espulsione di Birin per aver fermato Zini, lanciato a rete. Festa Amaranto al fischio finale con l'Arezzo che spacca la classifica portandosi a più 6 proprio dal Pisa. Sono stati bravi i giocatori nell'interpretare un modulo diverso che abbiamo adottato oggi per far fronte a un po' all'emergenza, un po' alla forza della squadra avversaria. Alle volte non è demerito tentare di ovviare a magari qualità grande dell'avversario, quindi sono contento, alla fine credo che ce la siamo meritata. Abbiamo tentato di preparare due concetti semplici senza stare a inventare niente, anche perché nel calcio resta l'idea che non si inventi più niente, e poi sono stati bravi ragazzi. Io non vinco le partite vincono i giocatori, quindi ho messo in campo quelli che ho messo in campo perché pensavo potessero darmi un risultato positivo. Poi non posso sapere se vinciamo prima o perdiamo prima, quindi sono contento per loro perché alla fine sono ragazzi che si allenano sempre al 100% delle proprie possibilità. Oggi hanno dato una grande risposta, ma non avevo bisogno di grandi risposte. Alla fine abbiamo perso una partita a Vercelli che ci può stare contro la prima forza del campionato. Vi dissi già ieri in conferenza stampa che io tutto sto demerito pro Vercelli non l'ho visto, però oggi la squadra ha ripreso un cammino importante perché ha fatto una vittoria pesante. È arrivato anche questo primo rigore stagionale, no? Questa statistica finalmente si interrompe. Sì, rigore c'era, è vero anche che ce n'erano degli altri e che non ci sono stati dati, però ora insomma, ci concentriamo su quello che c'è. Sono contento che ce l'abbiano dato perché comunque era abbastanza netto. Sono contento che siamo andati in vantaggio con un gol di Nello, quindi oggi va tutto bene. Ecco, una classifica contro un Pisa che spacca un po' la classifica, al di là che c'è molto da giocare, perché insomma è uno scontro diretto per questa zona dei play-off. Sì, è presto. Come ho detto prima, secondo me è meglio fare uno step per volta. Oggi non eravamo dei somari dopo che abbiamo perso a Vercelli, non siamo dei campioni oggi perché abbiamo battuto il Pisa, andiamo avanti per la nostra strada.